Ciao a tutti, oggi sono andata a lavorare, e, come sempre, sono tornata da lavoro adesso. E, mentre stavo tornando a casa, sono passata dai cinesi e ho comprato due cosine, adesso ve lo faccio vedere. Vabbè, ho comprato questo, che il mio è di plastica ormai, da buttare via perché è schifo. Questo qua che è in vetro. E poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, secondo me è una cosa molto utile. Apriamo insieme. Allora, questo qua costava 4,99 e poi ho comprato questo qua che secondo me è utile più che altro per questi tempi qua, se qualcuno deve stare in quarantena o in ospedale, dovete portare a mangiare qualcuno in ospedale. Ma se avete un, non so, un familiare un po' anziano che dovete portargli da mangiare, questo termos qua. Guarda, l'unica cosa che non mi piaceva è questa scritta qua, perché c'è scritta cinese, però del resto è in acciaio. Aspetta che prendo un forci. Non so anche se ci avete, non so, anche tipo mio compagno che viene a casa più tardi per non scaldare da mangiare, non farti casini in cucina. Eccoci qua. Praticamente è un sacchetto così, in acciaio, costa 29,90. C'erano anche di plastica che costavano sui 15 euro, fatti così di plastica però. Io ho scelto questo, scordiamo se riesco a aprirlo perché... Bene. No, sempre così. Io giravo. Praticamente qua c'è il tappo. È fatto così, allora 1, 2, okay. Non so se si apre anche qua, aspetta che guardiamo. Sì, praticamente così. Non so se dovete fare un primo piatto, secondo me. Sì, uno può chiudere anche così. Poi c'è anche questo, non so, primo piatto, secondo il contorno. Ed è termico. Allora,
Vedete che ci sono anche i disegni qua. Ah, mantiene anche liquidi caldi per 8 ore e freddi per 24 ore. Un design durevole e prova di perdita, blocca gli imbarazzanti incidenti durante il viaggio. Beh, sì, uno può usare anche un viaggio, se uno deve fare un viaggio, metti in macchina, così c'è anche da mangiare, non ti devi fermare in autogrill. Ecco. Secondo me è buono. Allora, torniamo a noi. Siccome l'avevo comprato un bottichino, non l'ho mai preso sinceramente, perché prendo sempre quelli precotti. Questo è un bottichino crudo che avevo comprato alla Coop. Dice che bisogna lasciarlo in ammollo per 8-10 ore, sono già passate ed ho subito via con l'acqua lì e poi metto l'altra l'acqua e poi lo cuocio. Adesso vediamo, non so se è buono, non l'ho mai provato. Come l'odore sembra buono. Lo preparo col tequino per domani sera. Così domani, per domani ho già la cena pronta, perché finisco a tardi a lavorare, allora così lo devo solo scaldare e basta. Lo faccio con i fagioli e il pomodoro, semplice. C'è scritto che devo punzecchiarlo con la forchetta. Va bene, ha fatto 2-3 fori, secondo me basta, diciamo. Due ore. Sono quasi le 5, fino alle 7 praticamente, dove la cucina. E per stasera anche ci faccio le piedine, devo anche stirare. Ah, a proposito di spruzzini, mi piacciono molto questi spruzzini qua. Ecco, io c'avevo questi qua. Cioè, questo addirittura è diventato giallo. Però... una bella... bella differenza, ecco.
alcune cose non li stiro neanche, li piego e basta. Da un po' di giorni che c'avevo quella camicia qua da stirare, però mi scocciavo a tirare fuori tutto per una camicia. Oggi invece non c'è più cose da stirare.
faccio 5 piedine, più o meno una pesa 140 grammi. Qua. Dopo faccio i fagioli con pomodoro e ci metto lì sopra.
Ciao, buonanotte a tutti.